Vinciamo 3-1 contro il Sassuolo, il risultato viene macchiato nel finale dal gol di Babacar, ma resta comunque una partita molto convincente da parte nostra. La gara si è sbloccata subito grazie ad un fallo guadagnato da Schick con conseguente rigore assegnato da Giacomelli. Ho qualche dubbio, onestamente ero allo stadio quindi non ho avuto modo e tempo di rivederlo attentamente, ma la mia prima impressione è comunque che il rigore sia abbastanza generoso. Lo trasforma alla perfezione Diego Perotti, che torna comunque a segnare dopo un grandissimo lasso di tempo. Spero che questo sia il gol che lo faccia poi sbloccare definitivamente. Comunque ha passato un periodo non troppo brillante, caratterizzato da molti infortuni. Spero che questo sia il gol che gli dia il là per tornare il Diego Perotti che tutti noi conosciamo. Così spero che si sia sbloccato Schick. Lo sapete benissimo il mio rapporto di quasi di amore e odio, ma molto più odio piuttosto che amore mio con Schick, che oggi ha segnato, ha fatto anche un discreto gol, perché comunque ha saltato Consigli, bella palla in verticale, lui se la porta avanti e poi smarca appunto il portiere del Sassuolo e fa 2-0. Sono contento per lui, ma non penso che questo gol possa cambiare più di tanto le valutazioni che la Roma ha fatto su di lui per quanto riguarda la cessione in prestito, che penso comunque avverrà ugualmente a gennaio. Addirittura poi nel secondo tempo segna anche Nicolò Zaniolo, bel gol, anche se ha rischiato di sbagliare perché ha voluto strafare, ha voluto prima mettere a terra Consigli e poi scavalcarlo con un pallonetto. Come detto, segna nel finale Babacar, Fazio non perfetto per quanto riguarda la velocità, lo conosciamo tutti, e quindi Babacar si infila dopo un'ottima verticalizzazione e fa 3-1, accorcia le distanze ma poco cambia. Sono contento di questi tempi, è bellissimo non soffrire negli ultimi minuti. Siamo abituati a rischiarcela fino all'ultimo. Penso che le uniche partite in cui abbiamo vissuto dei finali tranquilli, si fa per dire, in cui però abbiamo vinto poi alla fine, siano le partite contro Frosinone e Samp. Oltre a questa, non ne ricordo altre, andando un po' indietro con il tempo in questa stagione. Sono contento adesso. Testa al Parma, trasferta molto delicata, dato che anche oggi la squadra di D'Aversa ha battuto la Fiorentina. Bisognerà vedere, quello potrebbe essere un test molto importante per vedere la Roma a che punto di maturazione è arrivata. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete tranquillamente lasciare un mi piace, commentare e iscrivervi al canale attivando anche la campanella di notifiche.